L'ospite di questa sera è Vittorio De Sica. Buonasera. 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 E benvenuto. È un onore per noi averla qui. È un onore per me, signorina Carrà, di esserle vicino. No. Lei mi permette i miei capelli bianchi, mi permettono di farle tutti i miei complimenti. Lei è così graziosa, cara signorina Carrà. La ringrazio. È un onore per noi averla. Lei perché non fa più del cinema? Perché è impegnata qui con Canzonissima. Sì. Non fa più del cinema, ecco. Ed è un peccato, perché io che sono un cineasta vorrei vederla più spesso sullo schermo. La ringrazio. Ma adesso parliamo un po' di lei. Ecco, vorremmo sapere, lei ha mai partecipato a Canzonissima? No, mai, è la prima volta. Ed è un onore per noi averla. Sì, grazie tanto, grazie. Senta maestro, hanno fatto vedere in televisione negli ultimi tempi un suo film, uno dei suoi primi film, anzi, Un Garibaldino al convento. Ah, sì. E adesso che differenza c'è fra il De Sica di allora e il De Sica di oggi? È De Sica vecchio. No. Allora ero giovane. No. E adesso ho i capelli bianchi, De Sica. Vedi? No, questo è tutto. Questa è la differenza. No, è tutto un discorsino per arrivare a parlare del suo ultimo film, Il Giardino dei Finzi e Contini. Ah, beh. Io spero, dopo tante polemiche fra me e l'autore del romanzo, che il film piaccia al pubblico, che mi dia ragione, e specialmente a lei, signorina Carrà. Se lei andrà a vedere i Finzi Contini, mi onori di una sua telefonata e mi dice: guardi, signor De Sica, o mi chiami Vittorio, non mi chiami De Sica. Posso. Ma come? È un onore per me. La ringrazio. Sarà un onore no, per me. No, ecco, ma basta. Basta. Non dica mai onore, perché lo devo dire io. È un onore mio. È un onore mio quello, se lei telefonando mi dirà: Vittorio, il suo film mi è piaciuto moltissimo. Senz'altro. Io sarò veramente felice di questo complimento. La ringrazio infinitamente, mi commuove. Bene, allora adesso lei è a Canzonissima, come sa i nostri ospiti ogni volta si esibiscono personalmente, quindi la pregheremo di fare qualcosa per noi e per il nostro pubblico. No, senza. Mi usi la cortesia, si esibisca lei. Ma veramente... Lei dovrebbe farci qualche cosa, sì. Sarebbe un onore per noi se lei facesse qualche cosa. Ecco. Cosa vorreste fare? Vorrebbe fare del cinema lei? Io... Ecco, facciamo un provino a Corrado e a me anche. Ma lei può fare il cinema, signorina, lei può fare il cinema. Lei è fotogenica, poi è carina, così svelta. Ma lui... Lei dovrebbe dimagrire un poco, perché è troppo bolso. È troppo grasso, a parte la fotogenia, un attore deve saper recitare, lei sa recitare. Sarebbe un onore poter recitare con lei. Cara. Sa, noi qui abbiamo Siena. Senta, io per sapere se un attore ha delle qualità interpretative... Il banco di prova è una sola battuta, brevissima, proprio breve. Ti amo. Lei sa dire ti amo? Guardi, si metta là. Lo dico da là. No, ah. Le faccio vedere. Si metta lì. È semplice, basta dirlo con sincerità, con spontaneità e soprattutto con semplicità. Ti raccomando, fa bene. Silenzio. Il silenzio assoluto in teatro. Thank you.
Silenzio. Prego, silenzio. Azione. Non è abituata. Scusi. Senta, io non sono mica un buffone qua, eh? Io sono un regista. Non è colpa mia. Quotato. Scusi. Scusi, scusi, scusi. Adesso non facciamo più. Silenzio. Vi prego, anche voi, silenzio. Azione. Ti amo. Senta, lei continui a fare qui canzonissima. Faccia lo spiritoso come lo sa fare. Ci faccia ridere. Lei sa fare una sola cosa. E io l'ho ammirata, ecco. Io l'ho ammirata. In un personaggio. Il pappagallo. Nella parte del pappagallo. Lì è bravo, veramente bravo. Caro Corrado. Perdonatemi lo scherzo, ma io ho voluto giocare un pochino con questo simpaticissimo protagonista della televisione. Mi unisco a tutto il pubblico che lo ammira e lo stima come uno dei più simpatici presentatori della televisione. E questo me lo lasci dire, è un onore per me, grazie. È stato uno dei più grandi registi della storia del cinema, esaltato anche all'estero come esempio sublime di artista completo. Nato a Sora il 7 luglio del 1910, in una terra chiamata allora terra di lavoro, avrà sempre due città nel sangue, Napoli e Roma. Lui ce l'ha disturbato. Che ritaggio, sono molto felice, gentile, sono anche se il complimento io non me lo merito. Sempre un grande signore lei. Dio si sente un bisogno. Studiò fino ai 15 anni, poi le umili origini lo costringeranno a guadagnarsi il pane lavorando come garzone, fatto che non gli impedirà di diplomarsi come ragioniere. Il suo mestiere era quello di calcare le scene, aveva il palcoscenico nel sangue e lo si capì solo nel 1926, quando cominciò ad affermarsi nelle parti del conquistatore galante, del giovanotto brillante e scanzonato, figura che gli farà raggiungere il successo nel 1932 come protagonista di un film dal titolo Manifesto, Gli uomini che mascalzoni, di Mario Camerini. Infatti, dopo alcune piacevoli commedie, muterà registro con l'intenso I bambini ci guardano. A lui si deve soprattutto l'essere stato uno dei caposcuola della corrente cinematografica del neorealismo. È questo l'avvio della fortunata stagione che lo vedrà accanto a personaggi di primo piano del mondo del cinema e l'inizio del proficuo connubio con Cesare Zavattini. Nasceranno film memorabili come Chouchat e Ladri di biciclette, per i quali conquisterà l'Oscar. Piangi! Entra, andiamo! Piangi! Tu! Va bene così. Benone, bravo, bravo Enzo. Oh, diamogli un pacchetto di caramelle, Enzo. Ecco, eccole qua. In seguito, sempre sulla scia della poetica neorealista, girò Miracolo a Milano. Più tardi, il malinconico Umberto D. Pellicola amara, considerata da più parti come il suo vero capolavoro e che trova una copia in tutte le più importanti cineteche del mondo.
artista instancabile, nonostante la regia, non smise mai di recitare. Apparve in un centinaio di pellicole, vincendo anche un Nastro d'Argento, ma l'interpretazione che si ricorda con maggior simpatia è quella del maresciallo Carotenuto in Pane, Amore e Fantasia, accanto a una prorompente Gina Lollobrigida. Più tardi, abbandonata la corrente neorealista, ecco l'arrivo di una nuova svolta con un film che fotografano lo spaccato sociale dell'Italia a cavallo della guerra. Nasce L'oro di Napoli, quindi La ciociara, Ieri, oggi e domani, Matrimoni all'italiana e Il giardino dei Finzi Contini, con il quale vince il terzo Oscar. Aveva un debole per il gioco, una passione per la quale arrivò a perdere somme ingenti, ma che non nascose mai e che anzi riportò, con grande ironia, in diversi personaggi cinematografici, come ad esempio il Conte Max e nell'Oro di Napoli. Parlami d'amore, Mario. Amava le donne, ma ne amò veramente una sola. Dopo il primo matrimonio con Giuditta Rissone, che gli diede la figlia Amy, conobbe sul set l'attrice spagnola Maria Mercader. Da lei ha avuto due figli, Manuel, apprezzato musicista, e Christian, che seguirà le sue orme, come pure il nipote Brando. Morì a Parigi a 72 anni.